Diario del capitano. Data astrale 3945.7. Ci apprestiamo a sentire una triste notizia. Ciurma! È morta Pierpippi! Ho guardato, non mandava più messaggi da un po' e non c'era più. RIP Pierpippi. Chiederò adesso poi a Xenon che nome vorrà per la sua prossima nave e gliene compreremo una nuova al più presto. Adesso non ho per niente soldi. Siamo dei pezzenti. Sono in cieli miserabili e sono un miserabile. 241.000 crediti e devo ancora finire di pagare l'astronave Repez. Com'è misera la vita, ragazzi. Un soffio di vento e Pierpippi non c'era più. Diario del capitano. Data astrale 4101.9. Siamo stati contattati da Frank Sankama. Ciurma, è arrivato un messaggio stranissimo da Frank Sakarna. A tutti gli alleati della flotta militare Argon, 5 ore fa un convoglio Argon è stato attaccato dagli Yaki. La nave ammiraglia, un Argon Colossus, è stata abbordata da mercenari Yaki che hanno attivato il jump drive. Non abbiamo notizie sullo stato della nave e sul suo equipaggio. Se avete informazioni sulla nave AM1TH01 o sul suo equipaggio, contattate immediatamente un ufficiale della flotta militare Argon. Questa è una sottoquest, da quanto ne so, che è tra l'altro molto interessante e lunga, ma super, 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 super difficile da svolgere. Niente, vedremo poi che cosa ne faremo. Comunque, teniamocene conto. Ricordiamocene. Diario del capitano. Data astrale 4351.6. Questo potrebbe essere il nostro ultimo messaggio. Niente, solo un piccolo esperimento. Stavo gironzolando qua da queste parti e questo pianeta è spettacolo. Non so se è un pianeta o una stella o cosa. Tra l'altro, mentre stavo esplorando, mi metto, attenzione, stai entrando nell'atmosfera. Sono molto curioso di vedere cosa succede. Probabilmente esplodo e basta. Caso più probabile. Però sono curioso di scoprirlo insieme a voi. Ecco. Inizia tutto a vibrare. Tra l'altro esplodiamo, lo so. Ma è bellissimo. Splendido. È esattamente, cioè, un'esplosione standard base, però. Wow, me l'ero persa questa. Bella storia, mi era mai capitato. Diario del capitano. Data astrale 4351.7. Si era ormai resa necessaria un'astronave. È morta anche la nostra elite. Sono senza nave principale adesso, ho bisogno di un fighter, di un M3 probabilmente. Quella di prima, l'Elite, era un M4, se non ricordo male, ma l'obiettivo era quello di avere un pochettino di soldi per fare un M3. In realtà avrei aspettato un po', avrei farmato un pochettino di soldi con delle navi cargo, comprato altre navi cargo ed espanso il commercio prima di permettermi una nave del genere. E ho deciso di puntare più che altro sul Nova, e in particolare sulla versione Nova Vanguard, che secondo me è quella che si confà di più alle mie al mio tipo di gioco. E quindi sono, dopo molte ore, praticamente in questi 2 giorni ho grindato 8 ore circa. Cioè, tipo 4 ore ieri, 4 ore oggi. Sono passato da 1.800.000, adesso dovremmo avere 2.800.000 circa. Grazie alle due navi Repez e Mokanix, che per fortuna hanno continuato a farmare un po' di soldi, principalmente tramite i minerali. Sì, siamo a 2.961.000 crediti, quindi posso permettermi finalmente di comprare una nuova nave con cui riprendere, diciamo, a fare le attività. Anche per questo che il video è in ritardo, perché
Avendo solo più il Rapier, con Rapier non puoi fare neanche le missioni, perché l'unica che puoi fare è quella di andare a reclamare la nave vuota, la nave abbandonata, perché non puoi né caricare gente, né sondare degli asteroidi, né comunque fare altri tipi di missioni. Allora, adesso siamo qui nel cantiere Argon di Cloud Base Southeast. E ho già visto che ci sono i Nova Vanguard. Abbiamo solo la versione S, che è quindi quella senza scudi. Mentre invece, allora, mi fa vedere le informazioni? No. Però la S dovrebbe essere quella senza scudi, la L dovrebbe essere quella con tutti e tre gli scudi. Più upgradata, diciamo. Ora, visto che dovrò prendere per forza questo perché altri non ce n'è, quindi compriamo una nuova Vanguard S. Ok, equipaggio una nave, ok. Allora, vediamo un attimo cosa possiamo metterci, quanti soldi abbiamo più che altro. Allora, scudi da 25 megajoule non ce li hanno qua. Estensione della stiva, questi possiamo pensarci magari un attimo dopo. Questo sì, la TS ci serve. Il dispositivo di commercio remoto ci serve, il duplex scanner ci serve, potenziamento di accelerazione ci sta, scanner da carico magari dopo, scanner minerario magari dopo, avrei bisogno del commercio MK1 ed MK2, ok. Cos'altro? Allora a sto punto metterei sì lo scanner minerario, lo scanner da carico. Ok. Ci manca qualcosa? Allora sarebbe comodo il triplex scanner. Sarebbe comodo un po' di estensione della stiva. Quanto mi costa estenderla del tutto la stiva? 72.000 crediti, ci può stare. Ok. Invece il potenziamento della velocità 21.000 crediti, ottimizzazione e manovrabilità 14.000 crediti ci sta. Commercio remoto ce l'abbiamo messo, questo l'abbiamo messo, il duplex scanner l'abbiamo messo, quello non possiamo metterlo, messo. Comandi speciali non mi ricordo quali siano, comando pattuglia non ci serve, comando riferimento combattimento non ci serve, navigazione. Forse quella che ho adesso sul Rapier che ho adesso, quello che fa tipo mappare un sistema, eccetera, eccetera, ma mi sa che non lo metto per ora. Se per caso ci sarà poi necessario lo compreremo in un secondo momento. Navi all'interno, il mio nuovo Vanguard lo chiameremo. No, vabbè, però lo lasciamo così. Poi magari se avete dei suggerimenti lo scrivete sotto nel video. Adesso dovremmo cercare poi un posto dove. Ulla, sembra molto, molto, molto bellino. Velocità massima dovrebbe essere 165, sì, infatti. Ok, ATS funziona alla perfezione. Ok, abbastanza manovrabile tutto. Il commercio remoto ce l'abbiamo, vero? Non abbiamo il best sell, best buy. Ok. Per cui ci converrà andare a comprare roba in giro. Niente, facciamo che allora ci rivediamo più tardi quando ho potenziato di nuovo la nostra nuova nave principale che abbiamo. Di nuovo possiamo fare missioni, continuare la trama. Sì, si ritorna su X3 con prepotenza. Diario del capitano. Data astrale 4351.8. Le sofferenze sono state ripagate. Ciurma, devo giusto fare questo piccolo annuncio perché abbiamo sbancato di brutto. Mentre stavo cercando di finire di equipaggiare la nostra nuova nave principale, mancava solo più uno scudo da 25 megajoule, passando
In questa zona ho incontrato una di quelle navi Duke super in trasporto di carichi speciali, preziosi, pericolosi, eccetera, eccetera, che viaggiano da sole e che puoi saccheggiare abbastanza facilmente. E il tizio ha abbandonato la nave, ma non solo, infatti ho adesso qui navi all'interno, come potete vedere c'è un Demeter supercargo. Oltre a questo, dentro, adesso vabbè non lo vedete, però vedete, allora, il Demeter Supercargo ha 5 slot di scudi da 25 MJ e ce li aveva tutti e 5 sopra ancora, non ne avevo distrutto nessuno attaccandolo. Incredibile, infatti uno l'ho trasferito sulla nave principale, adesso lo utilizziamo visto che gli altri, cioè ha una nave cargo è meno indispensabile. E oltre a questo aveva già oltre 5 scudi da 25 MJ, cioè ci sarebbero costati circa 85.000 crediti l'uno. Ha il software di commercio MK1 che mi pare che sia preinstallato. Aveva un paio di potenziamenti motori, un paio di ottimizzazione della manovrabilità e aveva già parecchie estensioni della stiva. Infatti è già tipo a metà di estensione della stiva rispetto al massimo. Cioè da 5.000 a 7.000 lui già ha 6.000 di spazio e delle celle di energia, quindi spettacolo. Era proprio il momento in cui dicevo vabbè adesso compriamo questo scudo da 25 MJ, poi compriamo una nave nuova, e invece è arrivata gratis con anche lo scudo. Woohoo!